Ciao a tutti, sono Kusanagi, il nuovo admin della pagina Anime e Manga Ita. Quindi oggi mi conosceranno perché posto sulla pagina da più o meno un mese, ma per quelli che non mi conoscono questa è una buona occasione per presentarmi. È il mio primo video e vi avverto già che non sarà né un video sugli anime, come di solito lo sono quelli di Falcus, né un video sulle tecnologie giapponesi come quelli di Ei, bensì un video sui manga, una recensione, se così la vogliamo mettere, più che altro un video consiglio, ecco, su di un manga che mi ha colpito particolarmente e di cui voglio parlarvi, anche perché se vi parlassi di un anime probabilmente vi spoilerizzerei il finale, in quanto quasi mai riesco a parlare completamente di un anime che mi piace molto senza andare a citare gli avvenimenti finali dell'anime stesso. Voglio parlarvi quindi di un manga che sono stato contentissimo di comprare. All'inizio, quando l'ho comprato, non avevo molte aspettative perché era la prima opera dell'autrice che leggevo e quindi non sapevo a cosa andavo incontro. L'avevo visto solo su Anime Click, mi sembrava interessante, e l'ho presi. Questo successe 2 anni fa, a Lucca, 2011, e da allora mi sono affezionato tantissimo a questa serie, che è Un Marzo da Leoni di Chikao Mino. Quindi voi, conoscendo Chikao Mino perché è autrice anche di Onen Clover, che è uno degli shoujo più belli dell'ultimo ventennio che io abbia mai letto, ovviamente, e che è un manga abbastanza amato in tutto il mondo, e da cui sono state tratte in varie serie animate, se non mi sbaglio, anche alcune serie live action, e che ha riscosso quindi un ottimo successo. È stato pubblicato in Italia da Planet Manga, 10 volumi del 2007, e ormai è quasi introvabile, più o meno alcuni volumi mi pare che siano esauriti. Un Marzo da Leoni è di tipologia diversa da Onen Clover, in quanto è un seinen pubblicato su Young Animal, che è una rivista, se non mi sbaglio, della Kusensha, e ha vinto anche un premio nel 2011, non ricordo quale però. Ha iniziato la pubblicazione nel 2007, attualmente siamo a 8 volumi, quindi procede abbastanza a rilento, così come faceva anche Onen Clover, ma è secondo me una cosa anche abbastanza azzeccata, in quanto Chikao Mino è quel tipo di autrice che funziona più che altro per una serie di pochi volumi. Ed è un'autrice che mi ha colpito tantissimo. Ve l'ho detto, questa è la prima opera che leggevo di lei, e dopo aver letto 3 volumi di Un Marzo da Leoni ho voluto recuperare in scan, perché non sono riuscito a trovare i volumi Onen Clover, e l'ho trovato di una bellezza unica, in quanto è un'autrice particolarmente brava nel creare storie di formazione dei personaggi, che è una cosa che mi piace tantissimo negli anime, così come nelle opere di letteratura vera e propria. Un Marzo da Leoni è la storia di Rei Kiriyama, che è un giovane di 17 anni che gioca professionalmente a shogi. Non vi aspettate assolutamente una cosa alla Ikaru no Go, perché siete completamente fuori strada. Rei è un ragazzo segnato dal suo passato. I genitori e la sorella minore sono morti quando lui era ancora piccolo, ed è stato adottato da una famiglia in cui non si è mai integrato veramente. In quanto il suo nuovo padre adottivo, un giocatore professionista di shogi, amico del padre, ha visto un grande talento in lui e ha deciso di allevarlo personalmente, trascurando così i figli. E Rei si è sentito causa di questo. Quindi è arrivato a 15 anni è entrato nel grande mondo dei professionisti, ha deciso di abbandonare la sua casa e di andare a vivere da solo, abbandonando così anche la scuola.
Rei quindi inizia a giocare professionalmente a Shogi, però non riesce a vincere in quanto sprofonda in una spirale di depressione, non ha amici, non ha nessuno con cui confidarsi e non riesce a trovare nessuno con cui possa farlo. Sente che il mondo lo odia, così come lo odia la sua sorella adottiva, e non trova speranze. Ed è in questo momento che irrompono nella sua vita le sorelle Kawamoto, Hinata, Hikari e Momo, che sono una vera e propria ancora di salvezza per lui. Sono le uniche, che provano dell'affetto sincero nei suoi confronti e le uniche con cui lui si trova veramente a suo agio. Spesso si trova a passare ore a casa delle sorelle Kawamoto, spesso va a cena con loro. E si trova a vivere delle situazioni affettuose con loro. Ci passa il Capodanno, ad esempio. E riesce quindi a trovare uno spiraglio, però non riesce ad uscire completamente da quel baratro. Eppure cerca di impegnarsi a strisciarne fuori lentamente. Ed è così che poi incontrerà i comprimari dell'opera, come ad esempio Hiranobu di Kaido, che si autoproclama suo rivale in quanto si erano già sfidati in un torneo giovanile di Shoji quando erano poco più che bambini delle elementari. Si troverà con dei senpai oppure con il Majin Toya, che è un personaggio molto molto simile a lui, o anche con il presidente dell'associazione Shoji, con la sua sorellastra, che è un personaggio molto particolare, che ha con lui un rapporto di amore e odio, che si andrà a sviluppare con forte potenza emotiva e descrittiva all'interno della vicenda. Rei, quindi, è un ragazzo molto solitario, è un ragazzo che incarna quella concezione filosofica di Schopenhauer, secondo la quale la vita è sofferenza. Per lei la vita è un continuo soffrire. Lui non ha mai incontrato, dopo la morte dei genitori, una singola situazione gioiosa. Non è mai riuscito a provare dell'affetto sincero nei confronti delle persone, mai felicità. Nemmeno nei confronti del suo padre adottivo, che ha voluto così tanto credere in lui, riesce a provare dei sentimenti di affetto vero e proprio. E non trova soluzioni a questa vita che per lui è un continuo soffrire. Semplicemente cerca di non fermarsi, perché come diceva quella teoria del pendolo, se ci si ferma c'è solo la noia e non possiamo fermarci in quanto la noia è letale più della sofferenza stessa. Lei quindi, nel suo continuo soffrire, nel suo continuo andare avanti senza uno scopo e senza un obiettivo preciso, incontra le sorelle Kawamoto, che per lui iniziano a rappresentare un'ancora di salvezza. E Rei automaticamente inizia a rappresentare un'ancora di salvezza anche per le sorelle Kawamoto, in quanto la vita non è mai un soffrire univoco. Tutti gli uomini soffrono prima o poi, lo sappiamo perfettamente. E Chikomino lo riesce a rappresentare in una maniera eccelsa, quasi perfetta. Ogni singolo personaggio non è mai completamente felice, eppure vive, perché sa che c'è qualcuno a cui affidarsi. Umarzo Daioni è una rappresentazione perfetta della vita dell'uomo, è un quadro disegnato in maniera impeccabile, contornato da disegni spettacolari, disegni che riescono a esprimere i sentimenti provati dai personaggi in una maniera unica, che non ho mai trovato in nessun'altra opera. Riesce a infondere quell'emotività, quell'impatto emotivo giusto per un'opera del genere.
Secondo me Cicovino è una delle autrici più brave con opere di questo genere, con design e di formazione come questo. Perché lei, nell'arco dei 5 volumi che sono riuscito a leggere, ha una crescita sempre più graduale, non cresce di botto, ma tramite le esperienze che vive, tramite l'imposizione di figure nella sua vita, riesce a crescere gradualmente. Secondo me, Umberto da Leoni è un titolo che merita tantissimo, in quanto, come poche altre opere, riesce a entusiasmare e a prendere così tanto. Quando io mi sono sentito molto rappresentato dal personaggio di lei. È una pena che secondo me vale la pena provare. Anche se ha un prezzo abbastanza elevato, si parla di 6,50 euro, senza ottenere un'edizione particolarmente brillante. Però è un'opera che vale sicuramente la pena acquistare. Io ve la consiglio e questo è l'ultima cosa che posso dirvi. Spero che il video vi sia piaciuto, è il mio primo video dopo tanti tanti anni, quindi spero che siate clementi e spero appunto che vi sia piaciuto, anche perché a me è piaciuto abbastanza girarlo. Grazie e alla prossima.